ospedale oncologico sono particolari, nel senso che non che siano una cosa diversa dall'uomo, però bisogna comprendere, a volte ci possono stare pazienti che hanno una condizione psichica anche, oltre che fisica, predisposta anche ad andare in giro, altre volte no, per cui e ci sta tutta la situazione, anche perché se consideriamo per esempio tutte le chirurgie sui pazienti in genere, quando sono fino a 3-4 giorni non hanno molta parte, poi tutte le donne che sono state operate non hanno difficoltà a muoversi, però a volte hanno i drenaggi, eccetera. C'è chi vince queste paure, c'è chi. Per cui voglio dire, la dottoressa Nardiero ha fatto un giro per tutto l'ospedale, quindi lo ha ripetuto che c'era questa iniziativa, che poi è per loro, per i pazienti. Sì. Ma a me piace andare oltre, cioè nel senso vedo queste manifestazioni, queste attività, queste proposte anche in un modello diverso di ospedale, no? Perché l'ospedale viene visto sempre come un luogo di sofferenza, come un luogo quasi grigio, ecco. Anche noi invece abbiamo, fin dalla ristrutturazione dell'ospedale, abbiamo fatto molti colori, anche altri ospedali adesso si sono ai colori, perché è necessario che l'ospedale, e anche con altre attività, vada oltre, cioè deve andare verso una visione di un luogo di vita e non un luogo di sofferenza, esatto. O di morte addirittura. Quindi per cui tutta questa attività non può che essere positiva proprio per i fini che si propone un ospedale, in particolare oncologico, e un IRCCS in particolare, questo è un istituto di ricovero ma anche di ricerca. Noi in passato abbiamo fatto anche altre attività che potremmo riprendere, abbiamo fatto il cinema, abbiamo fatto la proiezione, cioè di film, abbiamo fatto anche un paio di cose anche teatrali, però sono state episodiche, però vorremmo anche immaginare una continuità, e anche la lettura e anche la poesia serve molto, perché come diceva Novella è un momento di serenità che sì. Si voleva dare ai pazienti, ed è per questo ancora una volta vi ringrazio. Spero che giungano qualche altro paziente, forse non so se c'era, prima c'era un paziente, adesso forse si allontana, però prendetela come un fatto con molta elasticità. Certo. Va bene, grazie a voi. Grazie. A nome della nostra associazione, che è la Universum Academy di Basilicata, voglio dire che noi siamo molto felici di essere qui e facciamo questa cosa veramente con entusiasmo. E vorrei anche proporre un'altra cosa che abbiamo già realizzato all'ospedale San Carlo di Potenza, cioè l'istituzione di una biblioteca. Non so se voi avete già una biblioteca. Noi abbiamo per alcune donazioni abbiamo delle dotazioni di libri in reparto. Poi in realtà abbiamo delle difficoltà, nel senso che i libri molto in biblioteca, gli scaffali non possono stare nel reparto, però li abbiamo sistemati in modo che, perché i libri accumulano la polvere, i reparti non possono essere. Però è una cosa molto molto. Ma spiego perché però la nostra sede internazionale gestisce molti concorsi letterari. Quindi accumula negli anni parecchi volumi. E quando l'abbiamo fatto per l'ospedale San Carlo, da Lugano arrivarono 400 volumi. Poi ci siamo naturalmente noi dati da fare per portare i doppi. Noi abbiamo spazi di attesa anche molto affollati, sì. Quindi dove per esempio potrebbe essere è assai utile e funzionale, sì. La presenza di un libro, sì. Di un. E non di solo la televisione che li è tartassa, ecco.
Infatti all'ospedale San Carlo so che danno la possibilità soprattutto ai parenti in attesa dell'intervento chirurgico, eccetera, c'è quella sala dove stanno i parenti in attesa e dove possono leggere. Sì, ma Questo questa sala dove sistema. siete stati prima Sì, ha questa ha funzione, quella soprattutto per funzione. tutti i parenti che accompagnano i pazienti per la chemio, che in genere arrivano presto per vedere, poi stanno tutta la mattinata almeno prima Ho del capito. Comunque, per poter riuscire in questa operazione è necessario fare un progetto con una richiesta alla sede internazionale che poi viene e fa proprio un atto di donazione, viene proprio a stipulare un regolare atto di donazione e il resto poi lo raccogliamo noi. Quindi se pensi che sia un'iniziativa fattibile, io mi do da fare per è organizzare sicuramente qualcosa. positiva, sicuramente è Sì, fattibile, sì. anzi, devo Se dire, può è anche interessare. utile, voglio dire, perché gli spazi per l'attesa ci sono e sono sempre affollati poi. Vabbè, allora, noi siamo un gruppo di persone che in qualche modo si dedicano alla poesia e quindi cerchiamo di portare quest'ora di serenità con le cose che scriviamo. Il primo dei nostri autori è Antonio Venoso, che è un poeta molto importante di Melfi. Quindi Antonio, se vuoi venire, ecco, ci leggi. Grazie è una parola sublime. Grazie è una vita piena di vita, sa di pane e di rime. Dite grazie al vento, alle parole storte, dite grazie alle dita della mano, al giorno con i suoi rancori. Diciamo grazie alle stelle che brillano in alto, belle. Grazie ai sognatori. Alla malinconia senza non ci sarebbe poesia. Grazie agli animatori, alle persone ricche di cuore, al micresco pieno di fiori. Grazie alle lacrime sospese, ai canti mossi dai venti, a chi vivendo ci regala gioia. Grazie alle cornacchie con cui rumori allontanano i malumori. Grazie alle sfrangiate nuvole che disegnano nel cielo voli e si fanno velo, al soffio del vento che diventa respiro e si fa verso fertile, luce su un viso lungo un cammino. Grazie al perdono e un dono, all'attesa e distesa nei pensieri, come una barca sulla linea dell'acqua. Grazie al passante. Che ha accennato un saluto alla musica quando diventa bislacca e saltella sulla strada e non indugia, alla sua gioia quando si confonde nell'aria, magia dopo magia. Grazie alle emozioni, a tutte le belle canzoni, al mucchio di stelle raccolte nel cielo, ai vecchi con i loro vestiti puliti. Disseminati di ricordi cuciti, ricuciti negli orti dell'estate. Grazie alla solitudine, al suo scarabocchiare nei silenzi delle feste, come un coltello che ti scivola sul dito, come una notte quando la luna si appiccica sulle tegole del tetto. Grazie al tempo, se non si ubriaca all'oscurità, agli spazzini dei paesini. Che spazzano le nuvole dei destini, spazzano i dubbi dei morti, sparpagliano colori sulle strade del carnevale, pezzettini di cartone, foglietti colorati, accartocciati, come gatti accovacciati. Grazie agli attori, con le loro voci che sanno di vento e di sabbia, quando il mare si morde di schiuma e la lingua pronuncia parole sospese come anni. Nelle loro voci ci sono valigie, ci sono città, luci, tagliate come fiammiferi, lievi rumori sordi e brividi e ansie, grazie agli attori.
con i loro sorrisi larghi, come paesaggi ricurvi sulle colline, come belle mattine, frantumi, polpa di mela, ammasso di foglie che il sorriso non coglie, grazie al verde della campagna, all'odore della pioggia, ai campi di grano turco, a tutte le cose, al profumo intenso delle rose. L'estate, l'alito caldo del terreno, il soffio di luce come una nuvola, la pianura come un letto, grazie alle campane, i rintocchi. Le campane sono occhi, misurano i passi, livellano i sogni, sono abbandono, dondolano le preghiere dei vivi. Grazie ai paesi, quei loro cieli fantastici, fenomenali ticchetti d'azzurro, geografie, allargano sguardi oltre le grandi calure, intravedono solchi dove le secche foglie dividono il viale. Grazie alle persone, alla bella canzone che gira nell'aria, ai muri pitturati di vita, alle chiese di paese, ai giornali appoggiati sui tavolini dei bar, alle ombre e alle penombre, di luce tagliata, riflessi di giochi, luccichii coricati nel sole. Grazie al viso quando parla con le sue rughe e non gli importa di avvizzire, come un paese con i suoi muri scrostati e dignitosi. Migrano le gioie, s'allontanano, forse poi ritornano, il tempo su una faccia è solo da ringraziare. Ha le sue alpe, i suoi tramonti, rughe segnate come strade. Ho tutti i miei cortili lì, tutte le ansie, le felicità, tutte. Una cosa, sono emozionato, di solito non mi capita, stasera sì. Bello. Grazie. Alberto Barra. Eccomi. Leggi Gianfranco perché io sono emozionatissimo. Legge Gianfranco la poesia di Alberto. La tua bocca di Alberto Barra. Un verso nuovo, vale la tua bocca arancio e le tue mani alla ricerca della Bibbia dei poveri. Tu sai che ho toccato più volte il fondo e risalendo ho fatto tra i mari e i fiumi tempesta. Tanto era il bisogno di nuove gesta ed il calore della gente fu fonte nuova come il mio bisogno d'amore e di cielo. Il sogno come il vento. Non basta un sogno immerso negli spazi più accoglienti a rendere fruibile il soffice pensiero, la convinzione di averti vicina a cantare una melodia con la chitarra accordata per minuti eterni, come il tempo che non c'è, per raccontarci gli occhi e ancora guardarti le mani e la voglia e il dolore che brucia, sfiorati dal sentimento chiuso a riccio nel labirinto che hai disegnato come uno schizzo di inchiostro, a cancellare il tuo diario, ad abbassare la luce e a ricercarmi nel gioco che aliena i ricordi per un minuto, per mesi, per desiderio, che li ripropone più vivi, effervescenti, incandescenti, puerili, ingenerosi e terribilmente giusti. Resta alla fine quel soffice pensiero, il sogno come il vento, montato su una faglia, su una foglia fragile, che vaga armonioso, delicato, inconsapevole e testardo, spettinato, atteso, come una voce lontana, intensamente.